Il palo sta ancora traballando, si sta muovendo così. Era uno di quei giorni in cui io andai incontro al pallone vicino al palo. E successe che io colpii di testa. Il portiere mi toccò e io andai a sbattere contro il palo. Tirai indietro la testa e il palo mi colpì al petto. Fu molto doloroso. Il palo traballava. La gente, i tifosi, tutti zittirono. Pensavano che mi fossi ucciso. Invece no, ebbi un gran dolore al petto per un po' di giorni. E fu tutto. Quando lasciai la Juventus, se devo essere onesto, ero molto triste. Avevo problemi familiari. Dovetti partire allora a causa di questi problemi familiari. Se non fossi ritornato in Inghilterra, sarei rimasto con la Juventus fino alla morte. Sarei rimasto a Torino. Penso che questo sia lo stile per cui la Juventus passa attraverso gli anni, va avanti, vince, ma rimane sempre una famiglia. Penso che sia un qualcosa che ha oggi il calcio. Quando giocavamo noi, il calcio era per metà denaro e per metà sport. Noi giocavamo per lo sport e per la gioia dello sport. Oggi guardo la televisione e vedo i giocatori giocare al sabato, sto parlando dell'Inghilterra, e nessuno sorride. Io ridevo, è incredibile, io sorridevo alla gente. Non succede più ora. Penso che non facciano più divertire come una volta. Alla gente, ognuno sogna di essere qualcuno, essere un giocatore. Io gioco di fronte a 80.000 persone, faccio qualcosa di buono, ti immedesimi nel pubblico che guarda, che vorrebbe esso stesso fare quella stessa cosa, ma non può. Capisci cosa voglio dire? Penso sia stupendo che noi, o chi gioca a calcio, possa far divertire così il pubblico, che paga molto denaro per vedere le partite di calcio, per sognare in quel modo e dire magari fossi io al suo posto. È stupendo. Penso di aver fatto divertire il pubblico al meglio delle mie capacità. Ho fatto tutto quello che potevo per soddisfarlo o per far sì che fosse un piacere venirci a vedere alla sera o al pomeriggio. A vedere non solo me, ma parlo di tutti quelli che giocavano con me in quel periodo. E penso che far divertire sia stupendo. C'è nel rapporto tra la squadra e il suo pubblico come un residuo di sacralità. Nel cerchio magico dello stadio si celebra il rito inattuale della rigenerazione del tempo e della vita. Il sogno diventa realtà e riscatta, per la breve parentesi del gioco, la quotidianità, trasfigurandola. Briciole di divinità artificiale per un tempo incredulo. Guardi, a pari della Juventus non c'è niente che possa stare alla pari, non c'è niente, quindi neanche i miei piatti speciali sono alla pari della Juve. Come dicevo prima, la Juve per me è tutto. Sogno perfino di giocare al calcio con Platinico, con tutti i giocatori della Juve. Ma sono come un giocatore che è lì in squadra e che cerca di segnare dei gol appunto per la Juve. Questo mi succede sovente, quasi tutte le notti. Finisce che segno un gol, allora sono tutto contento, esultante, vengo abbracciato dagli altri giocatori e poi mi sveglio ed è una cosa un po' triste quando mi sveglio. Avrei preferito fosse stata la realtà quella.
Perché il mio sogno è sempre stato quello di poter diventare un giocatore di calcio. Quando ero ragazzino così, dicevo, oh, potessi fare, solo che non avevo né il fisico né la voglia di poterlo fare. Il tempo soprattutto e la capacità. Io sono qui da 67, ho visto vincere quasi una stella, 9 scudetti, 3 coppe, più una supercoppa, ho visto vincere quasi tutto. Avevo fatto una promessa io giù in Sicilia, vado a Torino, vinco tutto e poi vengo giù. E mi sono accorto che ho quasi vinto tutto, mi manca solo la Coppa Intercontinentale. E poi è arrivata l'ora di andarmi di nuovo giù, di andare nel mio paese e cambiare sport, perché ormai la Juve ha dato tutto a me. Ma cercherò un altro sport che deve vincere tutto. Ho scelto una società da piccolino, all'età di 6 anni, così. Avevo fatto una promessa, quando faccio grande vado a Torino e sono qui da 67. Adesso basta che vinco questa coppa qui, poi decido se andarmi giù per sempre al mio paese oppure rimango qua. Ma forse rimango qua perché Torino ormai ce l'ho nel sangue, poi c'è la squadra del mio paese. Anche per me la Juve è un amore, ma un amore platonico, un amore folle, possiamo dire. Cioè, un amore che non ha nessuna radice. Platonico, amore folle. Cioè, non so neanche io come esprimerlo questo amore verso la Juve. Cioè, io sento dentro di me che la domenica devo essere presente in curva e incitare la mia squadra, perché senza il mio apporto non... Sono convinto, anche se questo non è vero, sono convinto che non va avanti la squadra. Sembra quasi che io sono una parte della Juve. Tu respiri con la squadra? Cioè, possiamo dire, respiro sotto un aspetto diverso, perché la Juve a me non ha mai dato niente, credo che non darà mai niente. L'unica cosa che mi dà la Juve è il fatto di poter scuotere i miei amici che hanno altre idee. Io li posso scuotere in questo caso, cioè posso dirgli tante cose, cioè che la Juve è più forte, che la Juve è qua, la Juve è là, mentre loro potranno ricambiare con la squadra, perché ognuno ha l'amore verso la sua squadra. Ricordo di essere stato a pranzo con i grandi della Juventus dalla fine degli anni 50, credo proprio alla fine del campionato 57-58, con Boniperti, con Charles, con Sivori, e di essermi divertito molto, molto. E quindi dico questo per dirle così, sono abbastanza, torno ad essere ragazzo quando mi trovo in situazioni come quella
a cui accennavo poc'anzi. Ricordo altri giocatori importanti, giocatori stranieri che ha avuto la Juventus, Martino, Presta, i danesi. La corsa di Presta era eccezionale, questa palla che portava avanti molto lontana dai piedi, cioè aveva un dribbling piuttosto ampio, straordinario, e colpi di testa di Charles, che oggi Serena rinnova quasi per una lealtà che la Juventus deve pur avere attraverso i suoi giocatori nei confronti di una linea e nei confronti di un passato importante. Sì, certamente l'episodio che mi ha più commosso, che ricorderò sempre, è quello della finalissima del campionato del mondo a Madrid 3 anni fa, se non sbaglio. Io ero proprio dietro al Presidente della Repubblica Pertini, al Cancelliere tedesco Schmidt e al Re di Spagna, e notavo gli sforzi che faceva il Re di Spagna, che gli facevano fare i suoi dignitari, perché egli chiaramente faceva il tifo per l'Italia, come facevano il tifo per l'Italia tutti gli spagnoli che erano allo stadio. Ecco, e quando eravamo, se non sbaglio, in luglio, quando è calata la sera e sono accese le luci e davanti a noi c'erano migliaia di bandiere italiane, lo stadio era tutto bianco, rosso e verde, e l'Italia stava vincendo il campionato del mondo, beh, io credo che tutti i banchieri, grandi industriali che erano presenti, cioè persone che non si commuovono facilmente perché hanno grandi responsabilità, beh, fummo tutto presi da una straordinaria commozione che ci fece cominciare a urlare Fratelli d'Italia. Difatti dalla tribuna si cominciò poi a cantare, mi ricordo Giovanni Agnelli che cantava a squarciagola Fratelli d'Italia, l'Italia si destra.